In tutto il mondo, Trentino è sinonimo di montagna. Ogni anno fra queste vette accorrono centinaia di migliaia di rocciatori alpinisti. La montagna è là e si comporta da montagna. L'uomo dovrebbe conoscerla, però è talmente grande e talmente vasta questa conoscenza che a volte, chiaramente, può anche andare non come abbiamo pensato. Il nucleo elicotteri è stato fondato nel 1959. Da allora ha un'unica priorità, salvare vite umane in uno degli ambienti più ostili che la natura abbia creato, la montagna. Negli ultimi anni è cambiata radicalmente la maniera di vedere il soccorso. Una volta era scuba run, si arriva, si strappa il paziente dalla situazione di pericolo e lo si porta in ospedale. Non è vincente. La nuova tecnica che stanno applicando tutti gli soccorsi è invece la stay and play, arrivare, portare il medico rianimatore sul posto e in pratica portare all'ospedale il paziente anziché portare il paziente all'ospedale. Nella vita di un soccorritore c'è una sola certezza, prima o poi l'allarme suonerà e quando questo accade non c'è un attimo da perdere. Oggi in squadra, Pigi, pilota, più di 10.000 ore di volo. Giordano, tecnico verricellista. Mauro, elisoccorritore e guida alpina. Marco, infermiere. Claudia, medico anestesista e rianimatore. Ok, Pigi, tutti i ragazzi a posto. Oh. Appena arrivata una selettiva per una chiamata di soccorso, questa viene dal Brento. Brento è una piccola montagna che c'è a nord del lago di Garda, conosciuta in tutto il mondo perché si lanciano i base jumper. Il base jumping è una disciplina sportiva fra le più rischiose. Il base jumper è un moderno Icaro che si lancia da una base fissa, come il tetto di un grattacielo o la cima di una montagna, con il solo ausilio di un paracadute, raggiungendo in brevi istanti 200 km orari, con lo scopo di cavalcare il vento. Il vento molte volte tradisce questa gente perché non è sempre così lineare nella zona. Passato qua la cresta, provo a chiamare il soccorso alpino se sono già arrivati sul posto. Dito anche che forse c'era un altro team in zona che ci può dare una mano. Si parte, equipaggio completo, e ci si mette in contatto con, immediatamente col soccorso alpino di terra della zona. Li sento e gli dico che andiamo sopra a dare un'occhiata, giusto? Sì. Poi se la zona lo permette magari vado giù subito io, no? Sì. A vedere se si può lavorare col medico e l'infermiere. Certo. E dopo decidiamo il da farsi, probabilmente avrò bisogno di persone. Generalmente quel tipo di soccorso lì, farlo da solo diventa un problema sia di gestione tecnica sia di gestione sanitaria. Ma io ho ricevuto solo la comunicazione che non si sa niente dal punto di vista sanitario. Ma io ho capito così, se non hai avuto altro In volo non riusciamo ad avere nessun tipo di notizia sanitaria e questo è sempre motivo di grande ansia perché non ci porta avanti un po' su quello che potrebbe essere il quadro clinico che noi troviamo sull'evento. Questo qui deve arrivare in Garda da elicottero? Avanti, elicottero per arriva. Tu sei già sul posto? Sì, affermativo, siamo in 7. Tu la vedi la vela? Sì, affermativo, la vela si vede all'altezza dei primi tetti. Non è aperta completamente, è una vela azzurra. Ho copiato. Ascolta, io farei un salto sopra a dare un'occhiata se c'è qualche jumper che non ci salti addosso per il soccorso, se sei d'accordo. Ancora prima di recuperare il ferito, bisogna mettere in sicurezza la cima della montagna per evitare che altri base jumper si lancino durante l'operazione di soccorso. Il problema più grosso è che possono esserci altri base jumper che stanno saltando. Potrebbero non sapere che è successo un incidente. Qualcuno da lì? Sì, adesso vedo una persona che si muove. La squadra Charlie ha perfettamente chiara la priorità della missione. Mettere in sicurezza la cima del Brento è un compito da svolgere con precisione e rapidità. Per questo motivo Pigi aumenta la potenza delle turbine. Vedo su qualcuno da lì? Sì, adesso vedo su una persona che si muove. Ok, allora se qualcuno lo porta su così si muove le persone che saltano perché altrimenti è troppo pericoloso. Io capo ricevuto, la persona è già pronta. Una cosa fondamentale è riuscire a portare qualcuno in cima dove si lanciano per
fermare gli altri ragazzi che magari vogliono lanciarsi. Corso, Biggio e la Claudia, scendiamo qua. Vi direi che scendete voi due così siamo più leggeri e più agili. Portiamo su la persona che ci fa sicurezza, col Mauro diamo un'occhiata. Se mi serve su il medico, l'infermiere, c'è l'altro TE con la squadra in appoggio. Hai avuto indicazioni di dov'è più o meno? Ma detto sul dietro degli amici. Ah, ok. A destra del dietro degli amici. La conosco la via, ho ben capito. Da qua non lo vedo ancora, ma salendo probabilmente lo riusciamo bene a vedere, immagino. Allora, se vuole venire qui, fa sicurezza sopra. Allora, l'infermiere e il medico sono scesi. Perfetto. Ok, sta salendo. Atterriamo, prendiamo una persona del soccorso alpino e la portiamo nella parte più alta dove ci sono i jumper pronti a saltare. Se durante l'operazione di soccorso qualcuno dovesse saltare dalla cima del Brento, finirebbe dritto fra le pale dell'AV-139. Ah, guarda, ce l'ha qualcuno, per cui facciamo proprio bene, mi sa, a lasciargli qua il... Sì. Quando vuoi aprire, Giordano, farò di ritrazione. Tutto assicurato. Ti metto un po' alto, perché non vorrei fargli troppo ali a lui. Va bene. Ok, come avessi già messo. Sulla cima della parete, a pochi passi dallo strapiombo, un base jumper sta per lanciarsi nel vuoto. Sì, 20 centimetri. Perfetto. Sta scendendo. Ok, è giù. Puoi allontanarti verso sinistra. Messa in sicurezza la cima del Monte Brento, la squadra Charlie è pronta a entrare in azione. Allora, la vela azzurra, ho capito. Tu, adesso ti dico, rispetto ai tetti gialli, Pigi, è un po' spostato sulla sinistra. C'è un grande pilastrone grigio che fa un dietro a destra. Sì? Ah, penso che sia proprio quello che abbiamo in prua, allora. Cioè, dovresti averlo in prua. Occhio ad andare troppo sotto. Ah, mi sembra di vedere qualcosa adesso. Sul tuo lato. Ok, lo vedo. Oh, dai. La vela è lì così, Appoggiami lì da una parte proprio, della cengia. La paura di Pigi è quella di gonfiare con il flusso delle pale dell'elicottero il paracadute del base jumper. Se così dovesse accadere, l'atleta verrebbe immediatamente strappato dalla roccia per finire schiantato al suolo dopo un volo di 1000 metri. Vediamo un po', perché lì per i cieli a due è meglio non andarci. Individuo una cengia poco distante dal base jumper, dove presumo che il flusso del rotore non vada ad influire sull'ancoraggio della vela. Visto, Mauro sta già facendo due considerazioni, adesso riprendiamo lui da solo, così vediamo come si comporta con l'aria. Ci accorgiamo che la situazione non sarà semplice, è una zona estremamente ripida, quasi incastrata, e la grandissima difficoltà che c'è nei soccorsi sulle vele è che il flusso dell'elicottero può gonfiare la vela, staccarla appunto dall'appiglio sulla roccia e far precipitare a valle il ferito. L'unico approccio possibile è quindi quello di scaricare Mauro lontano dal tank. Ehi, okay, Mauro è pronto, sono fuori. Quando vuoi. Ok, puoi partire. Iniziamo la vercellata, la prima non è mai la più semplice. Ok, vedo due alberelli, quasi, ti passo dietro su quello di sinistra. Sì, devi mettermi lì in un posto dove posso prendere da qualche parte. C'è un piccolo alberello, un arbusto, e decidiamo con Mauro che quello sarà il punto in cui lui, una volta arrivato in parete, riuscirà ad agganciarsi. Quello di sinistra, ok, ma tieni la quota, vai avanti così. Vado avanti pianissimo adesso, Jordi. Ormai vicino. Sotto Mauro si apre una voragine di 1000 metri. Giordano deve riuscire a calare Mauro su una minuscola cengia, nel mezzo di una parete pressoché verticale. Avanti 10, cala 5. Vai avanti che calo dopo, tanto recupero immediatamente. Avanti 5. Perfetto, così avanti 2.
più grosso pericolo che c'è a stare vicino in parete è che da sopra si possono staccare dei sassi, e quando si lavora un paio di metri se non meno dalla parete, indubbiamente anche il minimo movimento può essere catastrofico. Ok, lo sto appoggiando. Uno, sto appoggiando. Cala. Vai avanti, due. Devi buttarlo fuori. Sì, lo metto a uno. Arrivo sulla cengia e la prima cosa che faccio è assicurarmi, cercarmi un punto dove potermi agganciare. Senti, per favore, Mario? Sì, tutto chiaro, purtroppo la parete con l'aria si buttava fuori, no? Per cui ho dovuto proprio allungare per bene. Senza problema, adesso se vai giù, ti ascolto, ti do con istruzioni. Ok, quindi sono bisogno di persone, sono bisogno di... Mi sposto sulla cengia verso il jumper e trovo una sosta, due ancoraggi che trovi nella roccia, e lì la prima cosa che faccio è agganciarmi e mettermi in sicurezza. Calo qualche metro, girando lo spigolo ho visto la situazione. Ti senti? Ok, ce l'ho in vista, vedo un trauma facciale al momento, adesso in un minuto sono da lui. Perfetto. Il jumper è appeso proprio al limite. Ehi, mi senti? Ok, allora, mi senti? Mi senti? Ok, allora, rispondi al momento, lo metto in sicura e poi ti dico. Raggiungo il jumper e gli chiedo, cioè gli faccio delle domande per capire se è cosciente o incosciente. Come ti chiami? Eri. Ehi, ti ricordi cosa è successo? Noi siamo in attesa di un suo ordine, o meglio di una sua strategia. Aspetta, forse riesco ad andare dall'altra. Dammi ancora un minuto per la vela, così. Decido di rinforzare quello che è la presa in sicura del jumper. Tu lo senti? No, non sto parlando, per cui se non parlo vuol dire che deve essere un posto veramente sfortunato. Ma ora va. Ok, allora Figi, ho messo in sicura il jumper, adesso provvedo a mettere in sicura la vela, mi serve gente per fare un imbarellamento qua, perché sospetto un trauma alla colonna, anche se mi copi il medico. Sulle pendici del Brento, Mauro ha deciso quale strategia adottare per salvare lo sfortunato base jumper, le cui condizioni appaiono critiche. Ok, allora Pigi, ho messo in sicura il jumper, adesso provvedo a mettere in sicura la vela, mi serve gente per fare un imbarellamento qua, perché sospetto un trauma alla colonna e anche se mi porti il medico. Per questo Pigi ha tolto la V139 dalla zona dell'incidente e attende le indicazioni di Mauro. Mauro ci contatta e ci conferma che la condizione è estremamente difficile, ha bisogno del medico. Va bene, cosa vuoi allora? Gente prima, quanti ne hai bisogno? Ma prima di poter mettere in quella condizione il medico ha bisogno di soccorritori che possono dargli una mano per mettere in sicurezza il paziente. Portami su almeno 3-4 persone, va bene, andiamo. Messo in sicurezza il jumper, la cosa
primaria da fare in questi casi è recuperare la vela e metterla via, perché la vela può essere veramente una situazione pericolosa se prende aria. Maurizio, c'hai qualcosa che sgancia la vela? Mi indica con la mano proprio una maniglia gialla da tirare. Questa? Posso tirarla? Dai, tranquillo che... Così? Ah, ok, ok. Stacco la vela dal suo imbrago per poter poi posizionarla e metterla via. Ok, Pigi, per me puoi venire. Ok, vado. Per quanto arriviamo? Pigi, mi senti? Sto vedo quella da adesso. Lascia la porta aperta, sai, Pigi? Va bene. Sarà un'operazione lunga e complessa. Non è semplice, o meglio, non è frequente portare in quota così tante persone per poter fare questo tipo di operazioni. Prova a chiedere al medico se intanto devo fare qualcosa. Lui è in una posizione non proprio comoda. Mi viene riferito da Mauro che il signore è in posizione prona, assolutamente impossibile, quasi impossibile mettergli un collare da soli in posizione prona. Adesso magari come è finito qua, di solito adesso mi prendo con la testa. Dai, un po' a sinistra. 5 metri. Stop avanti. 1. Destra. Stop. Lancio libero. Lancio libero, recupero. Roberto, che c'è? Vieni Mauro. Se riesco a venire qua subito, che così facciamo veloce a portarlo via, perché non mi sembra proprio una bella situazione sanitaria. Ok, cerchiamo di fare velocemente, arriviamo sotto la verticale, ci chiamiamo. Sto recuperando. Se la recuperi, andate prossimi. Siamo a 30 metri fuori. Sa che hanno fretta di avere il medico. Con me ho il trapano e posiziono un ulteriore ancoraggio di rinforzo sulla sosta che già è resistente. Se ho visto il programma di prima del Mauro, vado a prendere il medico. Dammi la conferma e un paio di minuti ora per venire a prenderlo. Sì, portamelo sul medico. Fammi servire. Siamo troppo stretti qua, no? Gli dica aspetti giù, dai, se li va bene, che così poi il lavoro sanitario lo finiscono giù. Avanti Nicola. Ma sono sotto il pattino, poi avvicinati. Hai bisogno di altro personale, che ne arrivo? Non so, adesso guardiamo, dai, dopo ti dico. Adesso sono molto vicino, sai. Ok, appoggiati. No, perché mai no. Ma siamo belli. Vedi meglio il massimo. Lancio libero. Lancio libero, poi andare dietro. Perfetto, recuperiamo. Adesso sono un po' più tranquillo. Interfaccio via radio con i ragazzi che sono scesi e la prima richiesta che gli faccio è quella di venire giù subito con la tavola spinale. Io qua sono abbastanza già rinforzato con l'ancoraggio, se viene giù qualcuno subito e ce l'hai lì la spinale, Roberto. Appena poi arriva il medico mandamelo giù subito. E portami il medico, perché insomma, la situazione non è facile, è difficile. Quando finalmente la squadra di soccorso ha messo in sicurezza la cengia e preparato l'ancoraggio per la tavola spinale, per Claudia è giunto il momento di intervenire. Esco fuori e l'immediata sensazione è che c'è tantissimo vento. No, vabbè, non lo vado troppo veloce allora. Che posto sfortunato, porca miseria. Esatto, così. Ok. No, direzione va bene adesso. Visi, visiti. Corpo chiaro. Ancora si può continuare a calare? No, continua a calare. Quando lavoriamo così vicino alla parete, la cosa che faccio è di andare a coprire il jumper. Cerco proprio di proteggerlo finché l'elicottero sta facendo le operazioni di sbarco con il varicello. Claudia è atterrata sulla cengia alle pendici del Brento.
Attenti ai strascichi. Mi assicuro alla sosta e vado in avvicinamento al paziente. Ok, perfetto, va bene. Ok, sì. Ti calo? Ok, Sassi, stai un po' a sinistra, poi Roberto organizza subito la barella, dai. Ci sei? Come va? Ha un trauma facciale, e una frattura esposta di dito. Senti una cosa, i piedi li muovi? Molto più importante è che la mente ha un dolore lombare, quindi una sospetta lesione di colonna, però muove autonomamente i quattro arti. Spinalizziamo, io sto in testa, lo tengo in asse, perfetto, perfetto. E poi subito il collare appena l'abbiamo girato. Okay. Per cui l'idea è quello di metterlo supino. Il paziente prono io non posso lavorarci. Se dovesse avere una problematica respiratoria io non posso farci niente. La testa a sinistra, perfetto, perfetto. Ovviamente mi assicuro un accesso venoso. Ok, Pigi, allora adesso è arrivata la barella, c'è già qui il medico, il tempo di finalizzare il paziente e dopo ti chiamo. A questo punto arrivano anche gli altri soccorritori con la tavola spinale. Ci organizziamo sia dal punto di vista tecnico, sia dal punto di vista della gestione degli spazi, proprio per fare un imbarellamento su tavola spinale, a mantenere quello che è l'assetto della colonna il più stabile possibile. Io tengo la testa, perché non possiamo mettere il collare in questa posizione qua? Ho visto che la posizione migliore per poter mettere il ragazzo sulla tavola spinale in modo corretto è di portarla proprio verso l'esterno. Tu con la mano però la dovresti mettere lungo il capo. Abbiamo i soccorritori agganciati alle corde, la tavola spinale agganciata alle corde proprio nel vuoto. Dai, dai, veloce. Guarda lì dove vai. Vai, vai. Okay. Tanto dopo lo sistemiamo ben dentro. Sì, sì. Sicuramente in una situazione così facciamo fatica. Tu stai fermo, con la testa, non muoverti, te la tengo io. È importantissimo tenere ben fisso quel collo. Mi faccio in parte aiutare da uno dei tecnici del soccorso e in parte mi dà una mano anche il casco, che io non gli tolgo ovviamente. Io lo tiro su così lo scarichiamo. Perfetto, perfetto. Poi quando ce l'hai chiuso lo adagi. Sì, sì, benissimo. Perfetto. Così puoi anche togliere da lì. Un po' più in giù però, ragazzi, la testa della spinale. Sì, no, lo facciamo dopo. Voglio un attimo. Ok, qua l'ho messo anche in sicura da qui. Ok, qua te puoi mollarlo, Roberto, ste voi. Aspetta che te scarico prima. Dai, vai. Ti scarica sulla barella del paziente. Quando puoi cominciare a tirare? Vai, Maurizio, tranquillo, dai. Ma che ci tiriamo adesso, eh? No, fermo, non muovere la testa. Bisogna recuperare un po' la barella, eh? Dai. Sulla gamba di qui. Ah, ok. Manovra piuttosto difficile per le corde che assicurano noi, per le corde che assicura il signore, per le corde che assicura la barella. Nel frattempo, sotto la cima del Monte Brento, PG e il resto della squadra di soccorso attendono notizie da Mauro e Claudia. Mauro ci ha dato un quarto d'ora di tempo, ma se è già da una mezz'ora che stiamo aspettando, evidentemente le condizioni sono più difficili. Mauro da PG a Cosete? Lo chiamiamo, ma fa molta fatica a rispondere perché evidentemente è ancora in parete e sta lavorando. Riuscire a portare a termine l'operazione sembra un'impresa impossibile. Con il nostro corpo stiamo facendo un piano per appoggiare la spinale e in più riusciamo a ruotare proprio il jumper dentro la spinale, cercando il più possibile di mantenere la colonna allineata. Via tutto, Roberto, è libero? Sì, attacca da misti. Perfetto, sgancia da questo. Tiriamo su, Robby, perché c'è un braccio più. Sì, dimmi dove, Claudio. Tirare su in modo da allinearlo un po'. Sono momenti di grande concitazione. Mi hai assicurato? Sì, sì, sì. Ciappella la barella e la tira su, dai. Ciappella. Appoggiare la barella sulla cima. Sì, sì, dai, ciappella. No, va bene, dai intanto. Ciappa. Dai la barella lì. Con il ragazzo in barella, proprio di forza e con un po' di tecnica di corda, lo portiamo proprio sulla cenza in modo che la tavola spinale si appoggia per intero sul ripiano naturale che c'è. Piano, piano ragazzi, dai che il più è fatto. Dai. Ora, tiralo dentro adesso. Ti piedi sì, ancora. Che ci siamo, dai. Ok. Boh. Dai. Io attacchivo, dai. Ok. Ci sei? A posto. Sei sveglio? Adesso Marco, bravo. Mollami adesso. Dai, lo chiudiamo. Mollata? Sì. Una volta che voi siete sistemati. 10 minuti siamo pronti. Perfetto.
Il dito va bene, no? Dopo un'estenuante operazione di recupero, lo sfortunato base jumper è pronto per essere trasportato a bordo dell'AV-139. Cioè, il cinghiaggio non ciappa le sospendite. Senta, Cars? Lo immobilizziamo e viene il momento di far decollare l'elicottero per essere ricelata io con il signore stesso imbarellato. Pigi, noi siamo pronti quando vuoi. Recupero barella medico più CARS. Ecco lì, bravo. Il CARS è un piccolo timone che evita la rotazione della barella mentre è ricellata. Finalmente chiama Mauro. Come prassi si stabilisce la strategia di recupero. Vengo su, prendiamo il medico col paziente, lo tiriamo a bordo con il CARS, mi posso infermiere così da una mano a caricare la barella e a far salire il medico? Sì, giusto. Allora, per le operazioni, Pisi, ti darò il metti in tiro di alzare un metro così possiamo controllare se ci sono vincoli e se la barella è a posto, poi ti do il recupero. Va bene, perfetto. Abbiamo attaccato al gancio un peso di circa 4 kg per far sì che questo gancio possa arrivare nelle mani dei soccorritori. Bene, passo troppo a destra, avanti. Ok, avanti così. Avanti uno. Vai, ecco così. Sinistra uno, per la verticale. Ok, avanti uno se vuoi. Allora, come il vento butta fuori ancora. Sono attimi di grande tensione, in cui Pigi e Giordano devono usare tutta la loro esperienza. Eccolo là, l'hanno preso. Arriva il gancio con non poca difficoltà, perché è sempre il vento che ci spinge via il gancio. Il pilota sopra che non ha spazi sulla roccia. Se riesci, qua è in. Se riesci, il verticale perfetto. Alzo un metro per controlli. Buono, verso te. Verticale buona. Riusciamo a agganciare il gancio. E finalmente facciamo mettere in tiro la barella. Solleva, piano. Stop. Ok. Ok, vivo, lo recupera. Sto recuperando, sai? Da indietro. Viene su bene. Dai, vai indietro se riesci, vedi. Claudia e il ferito si trovano sospesi a più di 1000 metri di altezza. Questo è un momento di grandissima ansia, grande ansia. Ha un leggero pendolo a destra e a sinistra, ma quasi niente. Lo so, sto cazzo di vento che mi sta dando un po' di fastidio. Mi stacco dalla roccia e in cui non sono più assicurata se non al cavo del vericello, è il momento in cui ho il maggior flusso d'aria. Mi fermo perché devo fermare il pendolo, altrimenti è un casino. Quindi inizio a pendolare. Sto recuperando, la Claudia è da un metro, è già quasi qua. Per fortuna il tecnico vericellista riesce a fermare e quindi io riesco a fare la risalita fino alle ruote. Vediamo se riusciamo a girarlo, bravo Claudia. Perfetto, sta salendo. Raggiungo finalmente il pattino e vengo poi quindi agganciata in sicurezza. Ok, aspetto il CARS. Sì, fammi sapere se ci recuperate subito o se entrare in ospedale. Entriamo in elicottero, scopriamo la sacca in cui è contenuto il signore, verifichiamo che il signore sia sveglio, che i suoi parametri siano a posto. Dalla partenza dalla base di Trento, la missione è durata circa un'ora e mezza. Sono state coinvolte più di 10 guide alpine in un'operazione destinata a fare scuola fra i professionisti del soccorso alpino. Grazie a Pigi, Mauro, Giordano, Marco e Claudia, con una prognosi di alcuni giorni e dopo alcuni mesi di recupero, il temerario base jumper è tornato a cavalcare il vento.